sono periodi in cui ci si sente stanchi, senza energia, demotivati, si sente che il corpo fa fatica a funzionare bene e allora serve un aiuto naturale, ovviamente. Potete aiutarvi ogni giorno con un rimedio messo in un tè o in un latte color oro e ora vi spiego come. Conoscete questa spezia color giallo intenso con un notevole effetto colorante? È la curcuma. Pensate, esistono più di 6.000 ricerche cliniche svolte su questo rimedio ed è una delle piante curative più usate in medicina. Questa spezia, che molti di voi magari hanno in cucina, è usata da oltre 5.000 anni specialmente in Asia, in Cina, in India, perché contiene un principio attivo detto curcumina, con doti antiossidanti e antinfiammatorie. Ecco i benefici della curcuma. È antiossidante, in particolare aiuta a trasformare il superossido, un pericoloso radicale libero, in sostanze meno dannose e favorisce in questo modo la funzione di tutte le cellule e la produzione di energia. È antinfiammatoria, utile per chi soffre di dolori cronici, articolari, muscolari, anche fibromialgia e artrite. Regola gli zuccheri nel sangue, quindi va bene per chi soffre di diabete o cali di zuccheri e mancanza di energia. È detossinante, utile soprattutto per la depurazione del fegato. Stimola la produzione di due sostanze, il glutatione e il SOD, che facilitano la depurazione. È anche depurativo, efficace per mantenere le arterie pulite in caso di placche, colesterolo o ipertensione. È antimicrobica e antifermentativa, quindi utile a livello intestinale contro meteorismo, dispepsia, gonfiore e colon irritabile. Attenzione però, non va assunta in caso di calcoli alla cistifellea e terapia anticoagulante perché può avere effetti indesiderati. Come tutti i rimedi naturali, per essere efficace va assunta spesso. Ecco due strategie per assumere la curcuma ogni giorno. Sono due ricette particolari, il tè alla curcuma e il latte alla curcuma, definito Golden Milk. Il tè alla curcuma si fa così. Fate bollire una tazza di acqua, aggiungete un cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero e un cucchiaino di miele. Potete assumerlo anche dopo mangiato. Il latte dorato viene usato come rimedio tradizionale in Oriente, soprattutto per contrastare i dolori e le infiammazioni di muscoli e articolazioni. Si fa così. Si scalda leggermente una tazza di latte, meglio se vegetale, di mandorla o di soia, e poi si frulla insieme a un cucchiaino di curcuma, un cucchiaio di olio di mandorla o di cocco, perché serve una parte grassa per un'assimilazione ottimale, un cucchiaino di miele e un pizzico di polvere di cannella. Così si ottiene un latte dal colore dorato ricco di virtù benefiche. Questo va preso lontano dai pasti, a metà mattina o a metà pomeriggio. Ogni giorno bere una tazza di tè o di latte alla curcuma assicura una buona dose di curcumina con tutti i suoi numerosi benefici ed è un modo naturale. E allora, buona curcuma a tutti!